Kansan, lei ha mai dovuto mentire, sapendo di mentire al popolo giapponese? Lei ha mai dovuto mentire, sapendo di mentire al popolo giapponese? Da Kansan のことじゃないでしょ。もちろん。Ecco, un anno dopo eccoci di nuovo nella zona proibita. Adesso è davvero molto difficile entrare. Noi siamo entrati insieme a questo allevatore che ci ha portato nel suo camion, che ha un permesso speciale. Praticamente Sì, viene fermato sentivo. soltanto Hai ragione. il veicolo ha il permesso e non viene controllato quello che c'è sopra o le persone che ci sono sopra. Queste Allora, sono le macerie, ancora. Riesce. お願いします。政府原子力危険不安院、大東京電力。政治家と官僚の生活が第一、国民は第二。福島第一ニュークリアパワーステーション。A 1 chilometro dalla centrale abbiamo appena visto il cartello, improvvisamente il dosimetro schizza 35 microsievert l'ora. はいはい、来ました。150ぐらいなんだ、これ。circa dalla centrale Daiichi. Prima era 147, adesso 117. Il dosimetro impazzisce, schizza da un minimo di 80 a oltre 100, 130, 140. Beh, insomma, forse è giunto il momento di mettersi almeno una mascherina. Questo è un altro ospedale di Futaba. L'ospedale qui Civile. sembra che le radiazioni siano ancora altissime, che siamo proprio a un paio di chilometri dalla centrale e pare che il giorno della esplosione siano proprio piombate qua. Sendio che punk over. Guardate, qui addirittura Punk shutter ha over. superato. Over. 343. 343 qui. 343 microsievert. Ok? Siamo all'entrata di Futaba, una delle città all'interno della zona off limit. Siamo a 3 chilometri massimo dalla centrale di Fukushima. È passato un anno esatto. In questo momento qui si registrano 5,67 microsievert l'ora. La scritta dietro di me è un po' la scritta slogan di questa città, che era di questa città, l'energia nucleare, l'energia che illumina il futuro. Questo è il posto dove l'anno scorso avevamo girato, era questo piccolo supermercato che era stato scassinato, non tanto per derubare il supermercato quanto per scassinare la macchina del bancomat. Ecco, vedete, è tutto rimasto com'era un anno fa.処分を指示しているんでね、それに反対する看板ですね。あとこっちは Hey. Say. Beh,
adesso mi sto muovendo perché sto cercando nel frattempo una postazione migliore, quindi forse... Siamo a pochi chilometri dalla centrale, nella zona proibita. Questa fattoria si chiama Fattoria dei Sogni, Fattoria della Speranza. La gestiscono due allevatori, Murata e Yoshikawa. Eravamo già venuti a trovarli. Yoshizawa-san, ma perché fate questo? Perché tenete in vita queste mucche condannate? Qui siamo nel centro della cremazione per gli animali domestici. In Giappone gli animali domestici vengono trattati veramente come persone di famiglia, soprattutto nei momenti più difficili, e questo certamente lo è. Il performatore, chiamiamolo così, colui che fa la cerimonia, ci ha fatto vedere quali sono gli animali domestici per i giapponesi. Sono soprattutto i cani, i gatti, ma anche i conigli e anche questi porcellini d'India, ma addirittura anche degli insetti, i cervi volanti, oppure le galline, i galli del pollaio. Vengono qui, vengono sottoposti a una breve cerimonia, poi vengono cremati e poi, come per gli uomini, vengono raccolte le ossa. Eccoci davanti alla casa della famiglia Takahara, poco dentro la zona proibita dei 20 chilometri. Fin dall'inizio la famiglia Takahara si è rifiutata di evacuare, di abbandonare questa loro terra, questa loro casa, soprattutto per un motivo: hanno la mamma della signora di 93 anni che è allettata, sta benissimo, non ha nessuna malattia, ma è intrasportabile. Una decisione che... Ma perché secondo me il Giappone ha perso una grandissima occasione, aveva la questione, e quindi io non credo più nelle capacità del Giappone di risollevarsi. Ecco, questo è un... In Cina addirittura? Sì. Cioè tu hai fatto uscire tuo figlio dal Giappone? Sì. Per paura? No, paura. È che mio figlio non c'è futuro se stai qui.